Sottoporta Show, 25esima puntata qui su Radio No Frontiere. Allora, come promesso, siamo in collegamento con prima Ciro Gaipa, Napoli Calcio News, vice direttore. Come stai, Ciro? Ben ritrovato. Ciao Raffaele, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori, tutto bene, grazie. E dall'altra parte Rosario Dello Jacopo, il Napoligno. Ciao Rosario, come stai? Tutto bene? Tutto a posto, un saluto a te e a chi sta ascoltando. Allora, parto prima io, caro Rosario, con una domanda a te. Allora, ci stiamo piano piano involando verso Torino-Napoli. Quanto è il quoziente di difficoltà di questa partita? Secondo me è altissimo, è una delle partite più difficili della stagione, perché purtroppo, diciamo, il Napoli, soprattutto in questo girone di ritorno, ha dimostrato di soffrire del mal di trasferta ed ha toppato poi tutti gli appuntamenti comunque più importanti, in particolare a Torino con la Juve e all'Olimpico con la Roma, per cui diciamo, è una partita secondo me veramente molto difficile. Anche perché temo che la Roma, sull'onda dell'entusiasmo, riuscirà a vincerle entrambe, comunque le due sfide alla fine del Beh, non campionato. sono match Per impossibili con cui, Chievo e Milan, assolutamente. sì, per cui noi dobbiamo fare comunque altrettanto, perché se facessimo comunque 4 punti e arrivassimo comunque a pari punti con loro, ipotizzando sempre che le vincono tutte e due, comunque passano loro, perché negli scontri diretti sono comunque Sono avvantaggiati in sulla base vantaggio. della classifica russa. Per cui dobbiamo vincere, ma anche al di là di ogni calcolo, perché poi magari voglio dire, il pallone rotondo e il Chievo, cioè, ed espugna l'Olimpico, no? Questo potrebbe Magari. essere, però al di là di tutto mi aspetto, come dire, mi aspetterei una bella prova da parte del Napoli, anche per tirare fuori finalmente questo carattere che probabilmente è la qualità che manca di più alla nostra squadra. Eh beh, sì, decisamente. Ultima vittoria del Napoli, se non erro, è con il Palermo di misura, quindi. Però è pur vero che anche il Torino in casa soffre invece paradossalmente del mal di casa. Ne ha perse parecchie. Beh, speriamo che appunto la Perse prossima. sei Ne ha il perse, Torino in sì, ne ha casa di perse 6. loro. Beh, speriamo che possa, ecco, continuare questo digiuno interno. Rosario, ti faccio fare una domanda da Ciro Gaipa di Napoli Calcio News, che ti faccio salutare. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a te. No, beh, volevo dire proprio in merito a questa partita contro il Torino, bisognerà fare attenzione soprattutto a Belotti, che è un grande periodo di forma e il Torino nell'ultima giornata ha vinto 5-1 a Udine, quindi sicuramente non sarà una partita facile, nonostante insomma il Torino in casa che ha perso parecchie, insomma. Guarda, Raffaele, se me la ripeti tu perché l'ho Sì, sentita sì, sì, in sì, sì. giro Ok, bocconi, dimmi. no, diceva il buon Ciro che bisogna stare attento comunque a un giocatore che è molto forte come Belotti, quindi il buon Ciro individuava come Belotti come, diciamo, pericolo pubblico numero uno, ecco. Guarda, sicuramente, diciamo, è uno di quei, risponde alla tipologia di quei calciatori che solitamente la difesa del Napoli soffre. Però è anche vero, diciamo, che la nostra difesa è un po' umorale, cioè nel senso che ci sono delle giornate che non ce n'è per nessuno, per il Belotti, diciamo, o diciamo, il giocatore ancora più forte di turno, e poi ci sono dei grossi svarioni momentanei, per esempio oggi in un post sulla nostra pagina del Napoligno Sì. ricordavo per esempio lo strafalcione di Koulibaly che per poco non costò il 2-2, diciamo, al San Paolo, per cui È anche da vero. questo punto di vista, con tutto il rispetto per Belotti, se il Napoli si mantiene concentrato e non fa cappellate, io credo che si riuscirà comunque a rintuzzare anche diciamo, la sua problematicità da questo punto di vista. Io penso che una partita, questa che deve fare il Napoli, cioè nel bene e nel male, il risultato dipenderà più dal Napoli che dal Torino. Io sono uno di quelli che credono poco, diciamo, a quel discorso invece molto in voga fra i tifosi napoletani, secondo il quale contro di noi giocano tutti alla grande, alla morte. Perché secondo me non è vero, perché quando il Napoli ha fatto il Napoli nel corso di questa stagione, le altre si sono immediatamente ridimensionate. Io uso spesso la metafora del pugile: se il pugile sale sul ring e nella prima parte comunque del match fa capire immediatamente chi comanda sul quadrato, l'avversario si ridimensiona, mentre invece se sale timido e balbettante, molto probabilmente l'avversario
energie che nemmeno sapeva di avere. Esatto, e le prende poi. A Bologna, Udine, noi abbiamo perso proprio così, perché il Napoli è sceso in campo con un atteggiamento folle. Timoroso. Il Napoli fa il Napoli, io non credo che siano gli altri che contro di noi fanno sempre la partita della vita. Penso che al di là, diciamo, delle cose di cui abbiamo già discusso la scorsa settimana, cioè che esiste sicuramente una sudditanza del palazzo nei confronti della Juve, penso però che se ci liberiamo di questo complottismo facciamo sicuramente un passo avanti per crescere anche dal punto di vista della mentalità come tifoseria. Ah beh sì, questo sicuramente sì. Ma Torino-Napoli è una sfida che non solo si giocherà in campo ma anche fuori. E ti faccio una domanda da un euro. Facciamo una spending review, ecco dai. No, allora, tu prenderesti Maximovic? Beh, se ne parla tanto, 15 milioni, 16, 17, 18. È un giocatore che vale tutti questi soldi e rafforzerebbe davvero la difesa azzurra? Guarda, francamente, io non conosco benissimo il calciatore, ho avuto modo di seguirlo soprattutto contro il Napoli, in qualche partita in cui il Torino giocava con i nostri avversari, per cui l'ho guardata con particolare attenzione. Io francamente non lo prenderei, perché ho letto di cifre tiritate fino a 25 milioni che sono tanti, non lo prenderei, perché questo trend secondo il quale vediamo un giocatore due anni dopo che, di cui, diciamo, dal momento in cui se ne è parlato per la prima volta con Hiller, non ha portato bene. Io li orienterei altrove. Anch'io credo che se un giocatore lo vuoi prendere non ci metti 2-3 anni. No, vero. Da questo punto di vista hai toccato indirettamente un altro di quelli che secondo me sono i limiti del Napoli. Noi spendiamo anche, diciamo, il Napoli spende anche dei soldi, anche se lo spende comunque più di quanto potrebbe, però li spende, ma secondo me non ha uomini che hanno una conoscenza troppo approfondita comunque del mercato internazionale. Bisognerebbe scovarli prima comunque certi giocatori, magari scovarli all'estero, ma certo 15 o 20 o 25 milioni di euro per Maximovic, secondo me, cioè, non vale proprio la pena spenderli. Sono tanti, sono tanti, forse, anzi, senza forse, decisamente troppi. Rosario, io voglio farti fare un'altra domanda dal buon Ciro, che beh, sono sicuro avrà un'altra curiosità per te. Io ti sono grato sempre se me la giri tu, perché ho detto... No, lo so, perché sei per strada, quindi non ti preoccupare, te la giro tranquillamente. Sì, no, beh, allora volevo chiedere a Rosario, secondo lui quale sarà il fattore determinante per raggiungere il secondo posto, cioè tra Roma e Napoli, gli avversari, e che sta meglio secondo lui? Rosario, allora, degli avversari del Napoli, chi sta meglio degli avversari del Napoli? Ecco, fra Roma e Napoli chi sta meglio, vero? Sì, esatto. Fra Roma e Napoli chi sta meglio? Ecco, chi è delle due, ecco, per questa corsa Champions? Sulla carta sono due calendari che secondo me un po' si equivalgono, perché, diciamo, il Torino possiamo dire che è una squadra del livello del Milan, mentre Frosinone e Chievo Verona sono due squadre di livello inferiore. Però il Torino mi sembra che in questo momento, al di là, diciamo, del suo cammino ondivago, che è un po' una costante di tutto il campionato granato, mi pare che sia un po' meglio del derelitto Milan. Questo però, voglio dire, non toglie che magari il Milan, proprio in virtù di queste figuracce che sta facendo nelle ultimissime giornate, voglia chiudere alla grande davanti ai suoi tifosi il campionato e magari tira fuori la prestazione dell'anno. Cioè, voglio dire, lo sappiamo, il calcio è fatto di leggi, diciamo, tanto finabili quanto imperfette, per cui secondo me i calendari un po' si equivalgono. Forse sulla carta è un po' più difficile il nostro, ma se il Napoli fa il Napoli e domenica sera torna con i 3 punti comunque da Torino, chiaramente è finita qua, ci salutiamo tutti e ci diamo appuntamento poi per la prossima Champions League, il prossimo campionato. Questo stesso discorso della Champions, a Napoli quelle risorse servono e soprattutto siamo tutti consapevoli che certo non si potrà fare il turnover all'acqua di rose che abbiamo fatto, no, nella maniera più assoluta, nei gironi di Europa League, perché il Champions League ovviamente giochi con le più grandi compagini europee e sarà anche un banco di prova per Sarri, diciamo, rispetto alla sua capacità poi di ruotare la rosa. Io onestamente, così come non lo credevo per Mazzarri, non credo che per Sarri esistano titolarissimi inamovibili, perché lui non sa gestire più giocatori. Penso che semplicemente che lui
conoscendo molto meglio di noi il valore effettivo della rosa del Napoli, ci siano 11, 13, 14 massimo giocatori di cui si fida e altri di cui si fida un po' di meno. Per cui sono soldi che ci servono per allestire comunque una squadra che abbia almeno altri 3-4 co-titolari rispetto a quest'anno, fermo restando che Higuain deve restare qui, non deve andare via, certo. Secondo me ripetiamo l'errore di sempre, no? Quello di Cavani, quello di Lavezzi, diventiamo e facciamo la squadra più forte, però poi non mi pare che abbiamo vinto qualcosa, diciamo, capito? Per cui piazzamento diretto Champions, soldi della Champions, un mercato oculato e la permanenza di Higuain. Secondo me queste sono le condizioni per il prossimo anno. Beh, sicuramente se si vuole vincere questi devono essere dei capisaldi, assolutamente. Rosario, io prima di salutarti voglio dirti che sono molto contento di questa nuova... Vabbè, sembra una cosa scontata, ma sono molto contento non solo di averti al telefono, ma anche di aver instaurato questa nuova collaborazione insieme ai tuoi colleghi del Napolegno. Sì, siamo sicuramente anche noi molto contenti perché ci interessa fare rete comunque con quelle realtà che sono animate semplicemente dal tifo e dalla passione nei confronti del Napoli, per cui interessa chi non approccia questa cosa con utilitarismo ma lo fa comunque con passione. Quindi per questa volta ringrazio te, ringrazio quelli che ci hanno ascoltato e do appuntamento per le altre puntate con ad altri collaboratori comunque della nostra pagina, certo, e del nostro sito www.ilnapoligno.it, perché di volta in volta noi ci alterneremo in questo dialogo con te e a distanza con gli ascoltatori. Beh, sì, decisamente sì, sarà un grande piacere poter chiacchierare anche con i tuoi colleghi. Rosario, io ti ringrazio e ti lascio salutare anche dal buon Ciro Gaipa. Ciao Rosario, un saluto. Ciao Ciro, buon lavoro e buon pomeriggio, buona giornata. Grazie anche a te. Grazie Rosario, è stato un piacere, buon proseguo. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, ciao.